Aeroplani di carta, Paper Planes con Mia Tak, tutta un'altra comicità su RBE. Siamo pronti per il terzo pezzo di stand-up comedy della nostra trasmissione, ma prima ricordiamo i contatti. 328-8757-845, il numero di SMS e WhatsApp. Se volete insultare i comici, vi invitiamo a farlo. Assolutamente. Avete anche i social di RBE su Facebook e su Instagram. Siamo pronti per il terzo pezzo di stand-up comedy, caro Lucio, vai. Come presentarlo? Lui mi ha mandato una mail, gli ho chiesto, dammi una bio. Mi raccomando, non troppo lunga. Mi scrive Andrea Bertora, 47 anni, prof di matematica, sintetico. Grazie. Stamattina un tizio mi ha chiesto se è vero che masturbarsi fa diventare ciechi. Oh, era mio figlio, non l'avevo riconosciuto. Ne ho due di figli, entrambi maschi, entrambi adolescenti. La mia vita è un inferno. Con loro è sempre stato difficile. Andare in giro poi è un dramma, è tutto un smettila di suonare i citofoni. Non tirare i sassi alle vecchiette, tirati su quelle mutande, che schifo. Ma io dico, ma lasciatemi divertire, no? Che bacchettoni, mamma mia, incredibile. Finché sono piccoli è tutto facile, era facile, volevano giocare a calcio, si prendeva il pallone e si andava al parco, volevano giocare, che ne so, guardare la TV, guardare i cartoni animati, telecomando, via, volevano giocare alla guerra, boh ragazzi andate in bagno, pisciate sull'asse e chiamate la mamma, facilissimo, facile, poi in spiaggia bastavano un secchiello, due palette e facevano amicizia con tutti. Un anno a Loano, in Liguria, hanno fatto amicizia persino con dei bambini neozelandesi. Il bagnino si è incazzato ed effettivamente la buca era parecchio profonda. E poi crescono e man mano che crescono ti rendi conto di quanto fare il genitore sia molto molto difficile, perché i discorsi non servono a niente, tanto non li ascoltano, le botte sono passate di moda purtroppo e l'unica cosa che funziona davvero è il buon esempio, cioè se io voglio che loro, che ne so, non dicano parolacce, devo essere io il primo a non dirle, se voglio che si comportino in maniera onesta, devo essere io il primo a comportarmi in maniera onesta. E se non voglio che si impigriscano tutto il giorno sul divano davanti alla TV, devo essere io il primo a occuparlo tutto. Questo riesco a farlo abbastanza bene. E un tipico dilemma di noi genitori è paghetta sì, paghetta no. Ci sono diverse scuole di pensiero. Io e mia moglie abbiamo optato per paghetta sì. Ci devono 150 euro al mese. Che però non riescono mai a procurarsi. Una volta sono riusciti a procurarseli, però indaga un attimino, è venuto fuori che papi, li abbiamo rubati al supermercato stamattina, un vecchio rincoglionito. No, non si ruba, no, li ho messi in punizione, su questo non transigo. Due mesi senza tablet, senza cellulare, senza televisione, senza Gerry Scotti. Ho esagerato, lo so, però quel giorno lì mi giravano già perché alla mattina alla Coop mi erano spariti tre biglietti da 50. Non lo so. Ecco, i soldi è sempre una faccenda delicata. L'altro giorno mio figlio, quello più piccolo, mi ha fatto questa domanda. Papi, ma se tu trovassi per terra, sul marciapiede, un portafoglio con dentro 20.000 euro, cosa faresti? Non lo so. Per lì non sapevo cosa rispondere, poi ho detto usiamo questa cosa per il classico discorso da padre a figlio che non serve un tubo ma che a me piace un sacco, e quindi gli ho detto ma guarda, mi troverei di fronte a un bivio, da un lato la strada facile, quella dell'italiano medio, tenermi i soldi, usarli per me, ma dall'altra parte la strada dell'onestà, prendere il portafoglio, il suo contenuto e portarlo alla più vicina stazione dei carabinieri. E tu papi cosa faresti? Beh, dovrei pensarci un attimo perché la tentazione sarebbe forte, però sono sicuro che alla fine farei la scelta giusta. E quale sarebbe, papi, la scelta giusta? Ma scusa, ma Renault Clio 16 valvole, 90 cavalli, 5 porte benzina.
Che fatica. No, avere figli è una fatica. Infatti io sono... Io prevedo che in futuro non avrò altri figli. Ho una palla di vetro. Grazie. Grazie. Andrea Bertora! Grazie.